Rallentano le vaccinazioni in tutta Italia, così anche nella nostra regione. Per questo allo studio del governo c'è l'ipotesi di prorogare il Green Pass fino al 2022. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i cittadini. Se lo vogliono va bene allora. Se vogliono vaccinare tutti, che vaccinino tutti e continuiamo con il Green Pass. Sono vaccinato e penso che sia giusto tenere un controllo in generale. Mascherine dove c'è molta gente. Però penso che più controllo facciamo, non facciamo la fine dell'Inghilterra. Lei cosa pensa dell'estensione dell'obbligo del Green Pass al 2022? Favorevole. Favorevole? Favorevole per... Certo, perché mi fa sentire anche più sicura, anche uscendo. Certo, noi siamo tranquille. No, se non avessi avuto il vaccino non avrei superato il Covid come l'ho superato. Lei ha avuto il Covid? Certo, dopo la prima dose, ma non me ne ero accorta. Ho fatto un tampone perché dovevo andare a trovare mio figlio fuori, per sicurezza ho detto mi faccio il tampone perché c'è un bambino e sono uscita positivo, però non avevo sintomi. Questo sta a significare che tanta gente che sta in piazza, che non vuole il vaccino, può stare nelle mie stesse condizioni che ho avuto anche io. Molto favorevole, prima di tutto perché siamo tranquilli di tutto. Poi sono sicuro che facendo così hanno fatto il vaccino e il vaccino è l'unica cosa che ci può salvare. Altre cose non ce ne stanno, non ci giriamo intorno. Sì, ci sono degli imbrogli che hanno fatto, quelli che hanno fatto, lo sappiamo tutti. Ma anche adesso con questi argomenti che ci sono, nessuno va in piazza a fare quello che deve fare. Vanno solo per un Green Pass che comunque hanno fatto. Perché possiamo uscire, siamo tutti, non vorremmo ritornare a quello che abbiamo passato 2020.